Arbitraggio scandaloso. Rocchi deride la Juventus e punisce Marinelli. Il dirigente degli arbitri sprofonda nella vergogna. Vi mostriamo il video inquietante. Una tempesta di polemiche sta travolgendo il mondo del calcio italiano e il fulcro di questo dibattito è l'ultimo incontro tra Juventus e Cagliari, in cui le decisioni arbitrali hanno sollevato un vero e proprio polverone. Il designatore Rocchi parla addirittura di microchip agli arbitri. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Il designatore Gianluca Rocchi, dopo aver inizialmente sostenuto l'arbitro Marinelli, sembra ora averlo trasformato in un capro espiatorio, addossandogli la responsabilità di errori gravi a favore della Juventus. Rocchi non ha usato mezzi termini, arbitraggi insufficienti, e ha riconosciuto l'esistenza di sbagli significativi nei confronti dei bianconeri con un sorriso sarcastico. Lei è soddisfatto degli arbitraggi di questa ultima giornata? No. La formazione è fondamentale, specialmente in un gruppo. Noi siamo 46 arbitri, quindi immaginatevi se riesco a mettere a 46 arbitri la stessa, o metto un microchip dentro di loro, ognuno con un database chiaro, altrimenti ognuno di loro ha una testa pensante, giustamente, e ha una propria filosofia. È chiaro che l'ultimo turno di campionato, prima della pausa per le nazionali, ha messo in luce una serie di decisioni arbitrali contestate, tra cui l'espulsione dell'ala portoghese Francisco Conceição durante Juventus-Cagliari, partita conclusasi con il punteggio di 1-1. Conceição è stato punito con un secondo cartellino giallo per una simulazione che, secondo Andrea Gervasoni, vice commissario designatore della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, è stata eccessiva. Gervasoni ha affermato durante il programma Open VAR su DAZN che l'espulsione era ingiusta e ha riacceso il dibattito sull'efficacia del VAR. E sono arrivate anche le proteste per un fallo su Savona, che viene spinto via da dietro da Luvumbo, che si disinteressa completamente del pallone e fa cadere il bianconero. Questo ha scatenato una vera e propria bolgia all'Allianz Stadium, con i tifosi bianconeri infuriati e le proteste in campo. Tra i più accesi c'è stato Adani, che ha subito difeso la Juventus. In 11 uomini c'erano ancora minuti importanti da giocare e Conceição, un giocatore che fa la differenza, non doveva essere espulso. E ora il VAR a chiamata, una proposta che Rocchi ha aperto a discussione, potrebbe cambiare le regole del gioco. Il VAR a chiamata e il tempo effettivo sono soluzioni che stiamo considerando, ha spiegato. Ma perché Rocchi ne parla solo ora, a campionato già iniziato? Le frasi del designatore sembrano rivelare un certo nervosismo, come ha sottolineato Luigi Salomone in diretta, evidenziando la necessità di un sistema più robusto. La sosta per le nazionali potrebbe quindi rivelarsi un'opportunità per analizzare queste problematiche. Rocchi dovrà riflettere attentamente sulle prestazioni di Marinelli, che ha commesso errori anche nel non concedere rigori evidenti. La questione centrale resta: il VAR così utilizzato è davvero utile o non serve a risolvere i problemi degli arbitri in campo? In un panorama dove le decisioni arbitrali possono cambiare l'andamento di un campionato, il pubblico si chiede: c'è realmente un complotto contro la Juventus o siamo di fronte a semplici sviste? I commenti sono aperti e la discussione è pronta a infiammarsi. Scriveteci come la pensate.